Switch non sarebbe una console Nintendo classica se non avesse dalla sua anche tutta una serie di videogiochi di Mario in cui il nostro idraulico preferito fa un sacco di cose a parte salvare Peach e sconfiggere Bowser. E se qualche anno fa abbiamo avuto Mario Tennis Aces che tra una cosa e l'altra non è stato molto fortunato, e mentre aspettiamo, speriamo il più presto possibile, un nuovo titolo di calcio sulla serie di Strikers, nel frattempo Camelot torna con Mario Golf Super Rush, che come facilmente intuibile è un gioco sportivo di quelli classici, diciamo con protagonista Mario e tutta la combriccola, un gioco che quindi riesce a essere sia da un lato un'esperienza comunque appassionante, divertente anche per chi vuole impegnarsi un po' e comunque raggiungere un livello di gioco abbastanza elevato, dall'altro invece può diventare chiaramente un party game o facilmente un gioco da giocare con la famiglia o con gli amici. E in questo senso Mario Golf Super Rush offre esattamente questo, un'esperienza comunque interessante di golf che porta due novità. Una è un ritorno dal passato, ovvero una modalità avventura che era un po' che mancava, effettivamente era un po' che non si vedeva, e dall'altro lato la modalità che dà un po' il nome al gioco, ovvero questa in realtà modalità nuove, lo Speed Golf e la Battaglia Golf, che rendono le classiche partite sul green, sul fairway, molto più veloci, molto più divertenti e quindi un vero e proprio party game. Com'è quindi questo nuovo capitolo di Mario Golf che apre l'estate di Nintendo Switch? Ve lo diciamo subito. Partiamo proprio dalla modalità avventura di Mario Golf Super Rush, in cui ci ritroveremo, neanche a dirlo, nei panni del nostro Mii. Partendo come giocatori novizi, alle prese con le basi del golf, vivremo situazioni improbabili in compagnia dei personaggi del Regno dei Funghi. Tra un allenamento e l'altro, l'apprendimento di un tiro e l'addestramento con speciali mazze in grado di far saltare le palline sull'acqua o renderci immuni dai fulmini, nel mondo degli appassionati di golf si scatena la minaccia del perfido Re Neve, il quale, dobbiamo essere onesti, non si capisce esattamente che cosa voglia. Perché il problema principale della modalità avventura è che sembra embrionale a tratti. Sebbene negli scenari ci siano un buon numero di personaggi e luoghi da esplorare volendo, la progressione è completamente lineare. C'è una sola cosa da fare ogni volta, parlando sempre con un singolo personaggio. Certamente non si pretende che Mario Golf Super Rush sia un open world, ma è palese lo stacco tra ciò che si è prodotto in termini di personaggi, che hanno per esempio anche delle frasi uniche se ci si parla, e gli ambienti, e quello che effettivamente serve e si usa durante l'avventura. Da un certo punto in poi, ad esempio, sarà possibile acquistare nuove mazze e cambiare il vestiario del nostro golfista. Ma a parte una singola mazza che protegge dai fulmini che sarete costretti ad acquistare per andare avanti, nessuno dei ferri e legni acquistabili fanno realmente la differenza. All'inizio si dovrà comprare una mazza speciale che permette alla pallina di rimbalzare sull'acqua, e anche in questo caso si viene spinti a farlo per forza per superare una fase di un percorso, ma al di là di questa sezione è un ferro che non serve più a niente. Siamo ben lontani quindi dalle avventure sportive del passato di Camelot, purtroppo, ed è un peccato perché nella decina di ore che abbiamo impiegato ad arrivare alla battaglia finale ci sono stati anche dei momenti molto intriganti, come le boss fight, che si affrontano sempre giocando a golf ovviamente, che sono ben costruite e divertenti, e anche alcune delle sfide proposte come dei veri e propri puzzle da affrontare tra tiri ad effetto, calcolo dell'inerzia della palla e lanci lunghi influenzati da un vento feroce. Un'occasione sprecata, quindi, che ha però il merito di rappresentare un grande, approfondito e mai noioso tutorial sulle potenzialità ludiche di Mario Golf Super Rush. Durante l'avventura si apprendono tutti i colpi, dalle basi ai tecnicismi più complicati, senza mai la reale impressione di essere di fronte ad un lunghissimo spiegone delle meccaniche, mascherato da modalità di gioco single player. Ed è, per lo stesso motivo, un modo anche per conoscere le peculiarità dei sei percorsi presenti al lancio in Mario Golf Super Rush, i quali offrono pericoli di ogni tipo e non sono per niente le classiche 18 buche da golf club, in piena tradizione mariesca.
Il titolo offre ovviamente ben altro rispetto alla modalità avventura. Oltre al golf classico, che mette da parte i colpi speciali e tutte le corbellerie di Camelot per offrire un'esperienza golfistica normale, è possibile giocare in multiplayer online e locale alle varie modalità più caciarone. Riguardo il golf classico c'è poco da aggiungere, se non che c'è la possibilità di modificare l'esperienza per renderla più o meno caotica possibile. In questo senso va aggiunta una nota amara, per quanto comprensibile per via della struttura di gioco, su multiplayer in locale. A Mario Golf Speed Rush si può giocare in 4 con una stessa console solamente nel golf classico, tirando i propri colpi a turni. Scelta fatta probabilmente per limitare la complessità dei contenuti a schermo e non sovraccaricare l'hardware di Switch, ma che può rimanere indigesta per chi sperava di giocare le modalità più caotiche con altri 3 amici nella stessa stanza. Come accennato poc'anzi, le altre modalità di gioco, peculiarità di questa iterazione del franchise, sono invece Speed Golf e Battaglia Golf. Nel primo caso si mette da parte tutta la necessità di calcolare per bene i colpi, la calma e la pazienza tipiche del golf, perché l'obiettivo è quello di completare i percorsi il più in fretta possibile. Si può decidere di giocare a punti o a tempo, dove la differenza sta nel criterio di valutazione del punteggio finale, ma le dinamiche sono simili. Oltre ai super colpi, i golfisti di Nintendo possono esibirsi in uno scatto speciale che, oltre a velocizzare la traversata del fairway, può abbattere alcuni ostacoli oppure spingere via gli avversari e le palline altrui. Non c'è infatti la classica attesa tra un tiro e l'altro, tutti i personaggi giocano contemporaneamente e non appena la pallina vola in cielo si assume il controllo del golfista e si deve iniziare a correre verso il punto di impatto. Capirete che le partite sono in questo caso molto più veloci, di fatto si perde un po' di tecnicismo per forza di cose, e Mario Golf Speed Rush diventa un gioco da una partita e via. I colpi speciali sono ovviamente spettacolari. Giusto per fare qualche esempio abbiamo Pauline che canta Jump Up Superstar e usa il microfono ad asta per colpire la pallina, Wario evoca una tempesta di fulmini e una nube che copre la vista del prossimo tiro, Waluigi tira dritto per dritto portandosi via chiunque sul tragitto, Todd fa diventare la pallina gigantesca grazie al superfungo e la fa battere sul fairway come una bomba e tanto altro. Inutile cercare un qualche tipo di bilanciamento in un gioco del genere, ma non tutti questi colpi sono efficaci allo stesso modo e alcuni personaggi sono chiaramente più influenti di altri durante la partita. L'altra modalità, ancora più esagerata e forse per questo più riuscita nel suo intento di essere un diversivo, è Battaglia Golf. In questo caso ci si ritrova in un'arena dove l'obiettivo è infilare un certo numero di buche prima degli altri. In un misto tra Mario Kart e un'arena shooter si gioca tutti contemporaneamente, cercando di ostacolarsi in ogni modo possibile anche con strumenti come bombe o banane da lanciare, sfruttando ogni occasione per rubare il colpo della vittoria e infilare la pallina in buca. Il concept di questa modalità è così semplice e funzionale che ci sentiamo di dire che questa è, tra le modalità extra golf classico, quella che ci ha convinto di più. Ci sono solamente 2 varianti della mappa, una più incentrata sulla velocità e l'altra sulla tecnica, dove la prima è più semplice mentre la seconda presenta vari dislivelli, trappole e una costruzione dello scenario che richiede più attenzione nell'esecuzione dei colpi. Per questo, nonostante la pesante assenza di altre modalità extra e contenuti, Mario Golf Super Rush funziona nel suo essere un'esperienza golfistica alla portata di tutti, nonostante si potesse fare, innegabilmente, qualcosa di più nel complesso. Quindi, nonostante Mario Golf Super Rush sia comunque divertente, comunque funzioni e multiplayer sia assolutamente divertente, certo si poteva fare qualcosa di più. Per la modalità avventura, che sembra, dispiace dirlo, sembra raffazzonata o comunque palesemente non troppo bilanciata, e si sente un po' la mancanza di modalità extra collezionabili o anche sfide che possano andare oltre la classica partita di golf. Sappiamo già nel momento in cui registro questo video che ci saranno degli aggiornamenti gratis, delle nuove mappe, dei nuovi percorsi, e speriamo che Camelot possa inserire anche qualcosa di nuovo nei mesi a venire. Comunque, se cercate un gioco divertente di golf e un gioco per passare quest'estate con gli amici e con i parenti, sicuramente non è un titolo da sottovalutare. Io nel frattempo vi ringrazio per averci seguito, come sempre sapete dove trovarci un po' dappertutto, su YouTube, su Twitch e ovviamente anche sul sito. Grazie per aver seguito questa video recensione, io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!